Benvenuti da Red Point Tactical. Parliamo di zaini. I due sistemi di zaino più usati sono sicuramente lo zaino alpino e lo zaino tattico. Per quanto riguarda lo zaino alpino, la sua caratteristica è il suo accesso dall'alto e il suo sviluppo in verticale. Mentre per quanto riguarda lo zaino tattico, ha una forma decisamente più squadrata e il suo accesso avviene tramite queste zip che vengono aperte per tutta la sua lunghezza. Chiaramente parlando di materiali distinguiamo il T-Square Rip oppure la classica cordura di nylon a 1000 den. Parlando di zaini tattici, in questo caso esaminiamo un Rush 24 della 511. Quello che caratterizza lo zaino tattico è il suo particolare tipo di accesso. Lo zaino è completamente collassabile, il vano interno è disposto in varie tasche, in varie sacche per l'organizzazione del materiale. Noi troviamo tre tasche, una più piccola con doppia zip con accesso sia superiore che inferiore. Questo è uno zaino da 35 litri, il pannello superiore principale tutto coperto di sistema a molle, dove noi possiamo andare tranquillamente ad ampliare la capacità dello zaino con varie pouch e utility compatibili con sistema a molle. Il vano posteriore dello schienale apribile per l'inserimento della vescica di idratazione. In questo caso invece il tubo passa interno allo zaino e viene a sbucare sopra la maniglia. Viene a sbucare qua e lo possiamo tranquillamente fissare sugli appositi alloggiamenti degli spallacci. La cosa che caratterizza di più gli zaini della 5.11, in questo caso della serie Rush, è la sua tasca posta sopra agli spallacci, costituita in materiale in microfibra per l'inserimento di occhiali o comunque strumenti ottici antirigatura.